CEG festeggia 10 anni di attività con due autorità nel campo della cioccolateria e della pasticceria, Eliseo Tonti e Pierpaolo Magni. Eliseo Tonti, docente delle più prestigiose scuole internazionali, accademico, cioccolettiere di fama mondiale, ha portato un nuovo modo di vedere la decorazione, definita stile Tonti Decor 2000. In cosa consiste il suo nuovo modo di vivere, di vedere e di realizzare questo decoro? Sì, allora trovavo, perché insegnavo nelle scuole svizzere, e trovavo che la decorazione era rimasta indietro secondo l'evoluzione di tutto il resto. Era troppo laboriosa, troppo pesante, e ho cercato di alleggerire questo stile mettendolo all'attuale vita che si vive, cioè più semplice, più non penalizzare ad esempio un fiore sopra un uovo, invece di riempire tutto l'uovo con delle decorazioni, basta una linea e un fiore. Ecco, il mio stile è questo qui, insomma un'evoluzione nella decorazione, come si vede tutto attorno a noi, nell'arte in generale, nell'architettura e tutto questo. La pasticceria in Italia a pieno titolo è una delle eccellenze al mondo, quindi è questo che rende il Made in Italy dal sapore, diciamo, speciale? Sì, allora è vero, ma perché c'è questo Made in Italy? Perché l'Italia è un paese benedetto da Dio e che dà tutto di buono. Insegnavo nelle scuole e vedevo che tutta la frutta, la migliore era in Italia, le nocciole, le mandorle, i pistacchi e tutto questo, l'Italia, gli agrumi anche, tutto. Dunque, soprattutto qui in Sicilia, dove c'è stata un'invasione di tante culture, dunque è chiaro che da tanto. L'importante è che i pasticceri attuali pensano a questa cultura immensa che va dall'Africa alla Germania e che non vadino nel modernizzare questa pasticceria e uscire da questa cultura italiana. Il nostro secondo ospite è Pierpaolo Magni, accademico della pasticceria italiana, docente di scuola, consulente internazionale, due volte vincitore del campionato del mondo di gelateria. La gelateria siciliana ha una tradizione secolare. Quanto secondo lei ha influenzato lo stile della nazionale? Beh, intanto direi che ha influenzato moltissimo, perché tutto quello che è la cultura della gelateria, se pensiamo che il fondatore della cultura della gelateria, Francesco Procopio dei Coltelli, e giustamente la settimana scorsa è stato inaugurato una piazza a Palermo dedicata a lui, andiamo a Parigi per trovare il Caffè Procopio. Quindi abbiamo radici molto lontane nel mondo della gelateria. Lavorando un pochettino e preparando un po' di corsi, un po' di competizioni, l'Italia è tre volte campione del mondo di gelateria. Lei è autore anche di un libro, Fusione Inversa. Di cosa si tratta e quanto è importante oggi anche inserire l'arte diciamo culinaria o comunque anche vostra nella letteratura? Beh, Fusione Inversa, il titolo è un po' bizzarro, oserei dire così, perché il libro è scritto a tre mani e l'ho scritto con mio figlio Riccardo, che continua la mia carriera professionale, e poi mi sono avvalso anche della collaborazione della dottoressa Pogliotti, che è una storica del gelato italiano e internazionale. E Fusione Inversa perché ci siamo proprio fusi da tre persone in una, inversa perché abbiamo costruito il libro proprio partendo dalle basi della gelateria. E allora inversa perché abbiamo cominciato a fare prodotti da base da forno e abbiamo tracciato una linea per dire qualche cosa di diverso e di continuativo rispetto alla tradizione della gelateria italiana. Quindi un'indicazione per poter sviluppare di più l'assortimento, i gusti, gli abbinamenti, le decorazioni, tutta una roba così.